Ciao a tutti, sono Joe Brady ed oggi voglio illustrarvi alcuni differenti schemi di luce che potrete applicare alle vostre riprese. Ciascuno di questi schemi fornisce un risultato totalmente diverso e applicandoli in sequenza potrete realizzare un interessante portfolio per una modella. Ora, vogliamo che tutto fili liscio e nel modo più efficiente possibile. Affinché ciò avvenga, vi mostrerò alcuni strumenti molto importanti. Ora, molti di voi già sanno che sono un grande sostenitore dell'uso dell'esposimetro e in ogni ritratto che faccio in studio, l'esposimetro è importante quanto la fotocamera stessa. Oggi ho con me una delle numerose versioni del mio esposimetro preferito, il Seconic L478DREL. Come strano ma non complicato, significa che è un 478 col comando radio incorporato e la sigla EL significa che può dialogare con il sistema Elinchrom Skyport via radio. Questo esposimetro ha delle funzioni molto interessanti che vi consentono di regolare la potenza dei vostri flash da remoto e ciò può essere molto utile mentre state regolando o posizionando le vostre luci. Potete anche dividere i vostri flash in gruppi in modo da farli scattare uno alla volta o tutti assieme. Ma la cosa più importante è che potrete scattare, prendere l'esposizione e regolare le luci direttamente stando vicini al soggetto, senza dover correre in giro per il set. Scegliete il gruppo che avete selezionato per il flash e fatelo scattare direttamente dall'esposimetro. Ho già detto che questo esposimetro si integra nel sistema Elinchrom, quindi per sfruttarlo al meglio utilizzeremo dei flash Elinchrom con sistema Skyport incorporato. Ciò detto, se avete delle luci diverse o un esposimetro di tipo diverso, tutto quello che andremo a vedere è ancora valido, ma vi richiederà un pochino più di lavoro. Ad esempio, dovrete regolare manualmente la potenza dei vostri flash, ma tutto quello che diremo sul posizionamento e sui valori di esposizione è sempre valido. Andremo a vedere quattro diversi schemi di luce applicabili a numerose situazioni. Ognuno di questi schemi avrebbe bisogno di spiegazioni più approfondite, ma consideratelo un punto di partenza. Con questo breve video vorrei darvi le basi sulle quali costruire un vostro stile personale. Guardate cosa succede quando cambiate la posizione o la potenza del flash e capirete meglio come la luce disegna il vostro soggetto. Abbiamo molto da dire, iniziamo subito. Questo è un classico set da ritratto. È qualcosa che ciascun fotografo dovrebbe avere e dovrebbe essere in grado di dominare. Abbiamo quattro luci sul set, quindi guardiamole da vicino. La prima è la nostra luce principale, la main light. Io uso un softbox 90x110. È la prima da imparare a dominare e deve essere perfetta perché tutte le altre luci vengono regolate a partire da questa. Questa fornirà una short light sul soggetto, questa è la direzione della fotocamera che è proprio lì dietro. Quindi questa illuminerà il lato più distante dalla fotocamera, ovvero quello corto. Dopo la luce principale abbiamo un altro softbox, uno strip 35x90 che funzionerà da riempimento. Lo terremo quindi due o tre stop sotto alla luce principale e questo ci consentirà di ammorbidire il passaggio fra le luci e le ombre. La terza luce è proprio qui dietro di me. È una combinazione fra una luce di separazione e una luce sui capelli. Ciò che farà è aggiungere un piccolo tocco di luce sul retro della spalla e sul capo in direzione opposta a quella della luce principale. Ci consentirà di separare meglio il soggetto dallo sfondo. Quarta e ultima luce è qui sul pavimento e sarà la luce di fondo. L'abbiamo filtrata con una gelatina blu per aggiungere un tocco di colore al nostro fondale. Ma la vera novità è che con Seconic posso misurare ciascuna di queste luci individualmente. Posso poi farle scattare e prendere l'esposizione complessiva da impostare in macchina per ottenere risultati perfetti. A proposito, potrebbe essere un'ottima idea quella di prendere l'esposizione prima ancora che il soggetto arrivi, in modo da poter partire immediatamente con risultati ottimi. Quindi, misuriamo l'esposizione e chiamiamo Kendra sul set. Eccoci qui con Kendra. Kendra ha già lavorato con me, quindi più o meno sa cosa l'aspetta, e per questo set lavoreremo con quattro luci, applicheremo quindi un classico schema da ritratto. Come ho già detto, è importante iniziare le regolazioni dalla luce principale, ma vediamo come sono contraddistinte. 1 la principale, 2 la luce di schiarita, 3 la separazione, 4 quella sul fondale. Per quanto riguarda la main light, è importante notare che non la punto direttamente su Kendra, in realtà passa qui. Questo serve per sfumare la luce principale. In questo modo posso avere un po' della luce principale che avvolge il suo viso, lo passa e illumina anche il lato opposto alla sorgente di luce. Come ho già detto, è importante iniziare da una corretta regolazione della luce principale. Quindi andiamo avanti e cominciamo a misurarla. Quindi imposto il gruppo 1, la lumisfera è estratta ma non è un problema perché lavoro con una luce sola. Punto l'esposimetro alla luce principale, scatto e la lettura è F10.
Voglio raggiungere F11, quindi mi servono altri 3 decimi di stop. Pigio 3 volte il tasto più, la luce si reimposta, misuro nuovamente ed ecco F11. Quindi la mia luce principale adesso mi dà F11. Qui ho la luce di riempimento, è sul gruppo 2, faccio una lettura, ho F7, voglio alzarla più o meno ad F8, quindi pigio un po' di volte il tasto più. Rileggo F8. Avete visto com'è semplice? Non devo correre avanti e indietro, semplicemente dico all'esposimetro alza o abbassa la luce. Un grande aiuto. Ora seleziono il gruppo 3, voglio misurare la luce di separazione. Kendra è reduce da una recente vacanza sulle spiagge della Florida ed è molto abbronzata, ma i suoi capelli sono biondi, quindi molto chiari. Di conseguenza, la nostra kicker light, quella di separazione, dovrà essere circa uno stop e un terzo sotto la luce principale, altrimenti risulterebbe troppo forte. Quindi imposto il gruppo 3, questo è F11, la kicker voglio che sia 6,3 o 7. Misuriamo, ecco, F7. Dovrebbe andare bene, ma preferisco abbassarla ancora di un terzo a 6,3, quindi sull'esposimetro, ecco, misuro, perfetto, 6,3. Infine regoliamo la luce di fondo, valore fra 5,6 e 6,3 dovrebbe essere giusto. Quindi imposto il gruppo 4, che era quello della luce di fondo, vengo qui dietro, misuro, F5. L'alzo di un terzo di stop per vedere se arriviamo a 5,6. Misuro ancora l'esposizione ed ecco 5,6, perfetto. F11, F8 sul riempimento, 6,3 sulla kicker, 5,6 sulla luce di fondo. Siamo pronti per scattare. Una cosa su cui possiamo provare a giocare è il rapporto fra la luce principale e la luce di riempimento. Lasceremo la luce principale a F11, mentre la luce di riempimento è solamente uno stop sotto, quindi un rapporto 2-1. Vediamo cosa succede portandolo a 8-1, quindi vado da 2-1 a 4-1, abbassando di uno stop, a 8-1, abbassando di 3 stop. Ricordiamo infine che abbiamo due luci che contribuiscono ad illuminare il viso di Kendra. Ho la luce principale e la luce di riempimento, entrambi sul suo viso. Quindi attivo tutte le luci, premendo il pulsante All sull'esposimetro, misuro l'esposizione puntandolo verso la fotocamera. Ecco, F13, me lo aspettavo perché avevamo F11 sulla luce principale ed F8 sulla luce di riempimento, che tecnicamente danno un 11,5, molto vicino ad F13. L'esposimetro non sbaglia mai. Imposto F13 sulla mia fotocamera e sono pronto per scattare. Sei pronta per scattare? All right, let's do it. Eccoci ora su un set iKey. Ora faremo qualcosa di diverso dal solito. Anziché usare un fondale di carta e buttarci un sacco di luce per sbiancarlo, utilizzeremo come sfondo un grande softbox. Mai come in questo caso la possibilità di poter regolare la potenza del flash dall'esposimetro si dimostra indispensabile. Con questo softbox il flash è montato all'interno, puntato verso il fondo. Con un esposimetro tradizionale senza questa possibilità, ogni volta io dovrei aprire il softbox, accedere al flash, fare le regolazioni, insomma, decisamente una scocciatura. Con questa versione di 478 posso fare tutto semplicemente pigiando dei pulsanti sull'esposimetro, quindi misuriamo l'esposizione, lo punto verso la luce, è il nostro gruppo 4, ecco, faccio la lettura, F11, la voglio un pochino più alta, circa F13, quindi alzerò la luce direttamente dall'esposimetro, lo punto di nuovo all'indietro, prendo l'esposizione e cosa abbiamo, Kendra? F13, perfetto, proprio quello che volevamo. Quindi questa è a posto. Questa invece è la mia luce principale, voglio che sia F11, quindi un pochino più bassa. Quindi andiamo avanti e misuriamo la nostra luce principale che è sul gruppo 1. Ecco, F10, quindi devo salire di un terzo di stop, quindi pigiamo 3 volte il pulsante ed eccoci. Misuriamo, ottimo, F11. Ma dedichiamoci ora a questo piccolo strip qui in basso. Ci sono un paio di motivi per cui lo sto utilizzando. Quello principale è che Kendra ha un cappello e quindi non voglio che sotto il cappello si formino delle ombre. Questa luce dal basso rischiarerà un lato del suo viso. La tengo piuttosto bassa, uno stop sotto la luce principale, un rapporto 2-1, che però è sufficiente per rischiarare le ombre, per aprirle, ed ha anche un altro effetto interessante. L'angolazione con cui l'ho posizionato andrà a creare una sottile linea di luce qui nell'occhio, in posizione opposta alla catch light della luce principale. Avremo quindi due catch light, una grande, qui a ore 9-10, e una opposta che darà realmente un grande risalto agli occhi.
Ricapitoliamo, F13, F11, F8, attiviamo All sul nostro esposimetro e prendiamo l'esposizione in direzione della fotocamera. F13, ecco, era prevedibile, ricordiamo che abbiamo un F8 e un F11 che si sommano. Questo è un look molto etereo, scattando F13 avremo l'esposizione perfetta, ma vogliamo che sia ancora un pochino più aperta. Imposterò quindi in macchina una sovraesposizione di un 2 terzi di stop, da F13 a F11 andrò probabilmente a F10. Questo ci permetterà di migliorare ulteriormente la resa dell'incarnato, donando a Kendra una maggior lucentezza, senza bruciare l'abito bianco in quanto si tratta solo di 2 terzi di stop. Impostando la luce di fondo poco più su della luce principale ci consentirà di avere un fondo bianco perfetto. Quindi, la lettura F13, impostiamo in macchina F10 e scattiamo. Sei pronta? Eccoci ora su un set più drammatico. Sei pronta, Kendra? Questa volta useremo solo due luci. Abbiamo qui il nostro piccolo strip 35x90 che ci farà da luce di separazione sui capelli, ma concentriamoci su questa luce dietro di me. Questo è il Maxi Light Reflector di Elinchrom. Alcuni lo chiamano anche Deep Reflector o Magnum Reflector, ma per Elinchrom è Maxi Light. È una luce molto concentrata, fa pensare ad uno spot. Uno dei motivi principali per cui si cambia riflettore è legato alla sua caduta di luce caratteristica, ovvero al modo in cui passa dalla luce all'ombra. Il Maxi Light proietta un fascio di luce concentrato con una caduta netta che creerà degli effetti di luce drammatici. Ora, ne ho parlato con Kendra e cercheremo di sfruttare queste caratteristiche. Come capirete, questo non è un riflettore che potete usare con chiunque. È fondamentale che la modella abbia una pelle perfetta per poter applicare questo schema di luce. La transizione da luce ad ombra è netta e questo accentuerà ogni caratteristica o imperfezione della pelle. Kendra se lo può permettere, io sicuramente no. Comunque, con Kendra funzionerà benissimo e realizzeremo delle immagini molto interessanti. Ora, come prima cosa, alzerò molto questo flash, perché voglio creare una luce dall'alto, quasi come quella di un faro stradale. Dietro di lei ho lo strip e lo terrò due stop sotto la luce principale, perché voglio solo aggiungere un pochino di luce qui dietro e sui capelli. Inizierò realizzando qualche scatto di profilo, quindi voglio che Kendra si giri verso di me, ecco, ruota in questa direzione, e che guardi verso la luce. Questo ci consentirà di avere un'illuminazione spiovente, strutturata, che vada quasi a scolpire il suo viso. Ok, adesso posizioniamo le luci, prendiamo l'esposizione e cominciamo a scattare. Il nostro set ad alto contrasto è pronto, quindi non ci resta che misurare l'esposizione ed iniziare a scattare. Quindi la luce principale, ecco, F11, la voglio un pochino più alta, un terzo di stop, quindi saliamo F13 e vediamo. Ecco, F13. Ecco, non voglio che la luce di separazione qui dietro sui capelli influenzi la luce principale, quindi la terrò molto più bassa, diciamo un paio di stop, quindi 6 e 3. Quindi misuriamo la luce di fondo. Ecco, ok, F7. Ecco, abbassiamola ancora di un terzo di stop per arrivare a 6 e 3. 6 e 3, perfetto. Ecco, stiamo lavorando con un punto luce posizionato in alto e sarebbe davvero un problema regolare la potenza tirandolo su e giù se non avessimo portata di mano il nostro 478. Ora, con le impostazioni che metterò in macchina, questa luce non darà un grosso contributo all'esposizione, giusto una schiarita dietro sui capelli, mentre questa sarà la nostra luce principale. Inizio a prendere l'esposizione verso il flash, perché è una luce molto contrastata e voglio essere sicuro che la zona illuminata, la fronte e la guancia non siano sovraesposte. Questo schema di luce è molto più contrastato di quelli che abbiamo usato in precedenza. Ecco, F13 è quello che andrò ad impostare in macchina e faremo sia dei ritratti dei primi piani che delle immagini a figura intera, perché questo riflettore ha una caduta di luce molto netta, quindi avremo una zona illuminata e una zona quasi a nero sul fondo. Utilizzando un esposimetro classico come può essere il 308, non avete la possibilità di comandare il flash e di fare le regolazioni, ma potete farlo dallo Skyport sulla macchina. Quindi pigiamo il pulsante di misurazione, lui inizia a lampeggiare, lo posizioniamo e facciamo partire il flash con lo Skyport. Andiamo a controllare la lettura e cosa abbiamo? F13. Ovviamente la stessa misurazione. Ora, se io non avessi lo Skyport e utilizzassi delle lampade normali, dovrei continuamente alzare e abbassarle per regolare la potenza. Ma fortunatamente abbiamo lo Skyport, quindi possiamo regolare, alzare e abbassare la potenza del flash direttamente dal trasmettitore.
In buona sostanza è una possibilità ulteriore qualora non abbiate il 478 DRL, ma noi ce l'abbiamo. Quindi usiamolo e iniziamo a scattare. Eccoci ora sul nostro ultimo set. Abbiamo Kendra con un abito lungo, bellissimo, sei meravigliosa. Lavoreremo con uno schema a tre punti luce, ma la cosa più interessante è che semplicemente attivando o disattivando questa kicker light, questa luce di separazione, passeremo da un look molto luminoso, molto arioso, ad uno drammatico. In questo caso la nostra sorgente di luce principale è questa, che Elinchrom chiama soft light, ma che il resto del mondo chiama beauty dish. Lo utilizzeremo con una griglia, il cui scopo è quello di tenere la luce piuttosto concentrata sul viso di Kendra. Vedrete una sorta di spot e una rapida caduta di luce ai bordi. La griglia conferisce una grande direzionalità alla luce. Ora, poiché la luce principale è molto alta e questo softbox relativamente distante, il rischio è quello di avere delle ombre non piacevoli, quindi per rischiarare gli occhi e annullare le eventuali ombre sotto il mento, ho posizionato una luce aggiuntiva. Su questo terzo flash ho montato un cono snoot, il cui scopo è quello di proiettare una luce molto concentrata. Anche sullo snoot ho montato una griglia in modo da avere un fascio molto piccolo, molto concentrato sul viso, giusto per rischiarare gli occhi e le ombre sotto il mento. Non deve essere invadente, lotterò apparentemente un paio di stop sotto la luce principale e due o tre sotto la luce di riempimento. Come di consueto, questa è la prima luce di cui mi preoccupo e vado a misurarla subito. F10, direi già perfetto. Andiamo a vedere quant'è l'esposizione invece del nostro softbox. E questa è F4, perfetto, direi due stop e mezzo, qualcosa in più sotto la principale. Adesso misuriamo il nostro snoot con la griglia. 4,5. Bene. F10, F4,5, diciamo che abbasso la luce principale a F9 per avere esattamente due stop di differenza. Selezioniamo il gruppo della main light. F10, abbassiamo di un terzo, misuriamo. E cosa abbiamo? F9, perfetto, F9, F4,5, questo non ricordo più quant'era, tu te lo ricordi? Riprendiamo l'esposizione, F4, perfetto, questo è leggermente sotto il nostro snoot. Sarà particolarmente interessante analizzare le differenze usando o non usando questo piccolo strip. Comunque cominciamo con tutte le luci, poi lo accenderemo e lo spegneremo. La posizione di ripresa sarà quella perché voglio essere in grado di fare sia delle riprese mezzo busto che delle figure intere. Questa luce sarà in grado di cambiare drasticamente il mood del nostro scatto. Non ne ho ancora parlato. Ecco, come potete vedere porto una maglietta nera e c'è un motivo. Quando misuro l'esposizione non voglio diventare un riflettore aggiuntivo indesiderato. Quindi con la t-shirt nera non andrò ad aggiungere luce alla scena. Misuriamo di nuovo la principale. Ecco, F9, siccome le altre sono comunque almeno un paio di stop sotto, non si sommeranno, quindi F9 sarà l'esposizione. Sei pronta? Allora andiamo a scattare. Quello che dovremmo aver imparato da questi setup è che non è fondamentale avere un posto di lusso per scattare. Abbiamo usato un paio di muri bianchi, abbiamo sfruttato un angolo per avere un elemento verticale e una diversa caduta di luce, abbiamo un pavimento lucido, qualche punto luce e abbiamo ottenuto delle immagini di sicuro effetto. Cosa fondamentale è invece riuscire a previsualizzare l'immagine che vogliamo ottenere. È molto utile avere in testa l'idea finale per capire dove andare e come posizionare le luci. L'esposimetro poi rende tutto più semplice, basta prendere l'esposizione. Cosa abbiamo? 13, perfetto. Lo impostiamo sulla reflex e siamo pronti per scattare. Vi ho raccontato un mucchio di cose in veramente poco tempo. Come ho detto all'inizio, ognuno di questi stili vuole essere solo un punto di partenza sul quale voi possiate cominciare ad esplorare e costruire il vostro stile di illuminazione personale o aver trovato spunto per aggiungere qualcosa al vostro modo di operare. Spero anche di avervi fatto capire l'importanza di utilizzare un esposimetro per riuscire a scolpire e misurare la luce. È l'unico modo efficiente per farlo. La possibilità di regolare la potenza dei flash dall'esposimetro
dosimetro e poi un'altra funzione molto interessante. Consente di risparmiare tempo sul set ottimizzando il flusso di lavoro. Devo anche complimentarmi con Elinchrom per aver creato delle luci così performanti. Se siete alla ricerca di flash da studio, date un'occhiata alla loro gamma. E il mio ringraziamento va anche a Sekonish per aver creato questo modello. Non posso pensare di realizzare dei ritratti in studio senza un esposimetro. Per me è veramente uno strumento indispensabile. È tutto per oggi, grazie per essere stati con me e per la vostra attenzione. Arrivederci a presto, al prossimo video.